dopo si può poi riprendere a prendere quella cucchiaio. Allora, la prima cosa che si fa quando hai un po' inferito di questo tipo, no? Qual è? La prima cosa è devi cercare di vedere davvero la respirazione, no? Se non hai niente di particolare, se non si ha cose particolari, la prima cosa da fare si usa sempre le dita. Si apre la bocca. Metti prima le dita sul naso, non apri. No, c'è un'altra cosa prima. Sulla gola, per il battito? Ti metti i guanti. Vabbè, per ti metti i guanti. Quelli di là. Sì, tanto poi quelli sono gli usegetti. Ti metti i guanti. Poi non ruoti, non tocchi mai. Niente, soprattutto se le gambe sono messe così, la frattura del femore non va mai ridotta, non va mai spostato, perché in quel momento hai un'arteria femorale lì. Se per caso la frattura è esposta, il pezzo d'osso è rotto e tu lo ruoti, se recidi l'arteria femorale, chiami il carro funebre e Allora la prima cosa è così, guardi il malato, guardi se è cosciente o se non è cosciente. Mettiamo che sia incosciente, completamente incosciente, allora vai a disostruire le cose. Poi provi il polso, si prova da tutti e due i polsi, perché qualche volta ci può essere un malato che abbia quello che si chiama la sindrome della succa alla via labbra. Detto in poche parole, c'è un polso da una parte e un polso da un'altra. Il polso non si misura mai col pollice, perché il pollice ti dà il tuo polso. Il polso si usa con l'indice e il medio, si prende sul radio a questo livello. Una volta deciso, preso il polso, si fa un'altra cosa. Si guarda la ferita. Si disostruisce se per caso eventualmente il coso, sì. Poi io vi procurerò quelle che sono le cannule per fare la repressione bocca a bocca? No, sono le cannule solo per tenerla aperta. Poi lascia perdere. Per non far che la lingua non vada indietro, che il pericolo del soffocamento della lingua. Non devi mai sollevare la testa, perché anzi è molto meglio avere la testa più bassa delle gambe per avere sangue al cervello, perché sennò gli fai uno schermo. Una volta che abbiamo visto tutto questo qua, apriamo la camicia, la giacca, quello che è, e andiamo a vedere la ferita. Tamponiamo la ferita come riusciamo, cioè con quello che abbiamo, un mezzo, una benda, tamponiamo la ferita. A quel punto, quando abbiamo stabilizzato la respirazione, abbiamo stabilizzato l'emorragia, cominciamo a pensare di trasportare il ferito. Se è... Allora, un ferito del genere che ha una frattura, che è una frattura della gamba, non, prima di tutto non la stecchi subito, ma prima la devi riportare in asse. Per riportare in asse il ferito, in questo caso, io devo riportare, se la gamba è ruotata la devi portare dritta, ma non faccio così, no. Se no li porto via al mondo. Ma porto in trazione, riporto in asse e ruoto. A questo punto, quando ho riportato in un asse apparentemente logico il ginocchio rispetto all'anca e tutto il resto, allora metto la stecca, perché sennò rischio di mettere la stecca completamente sbagliata. Talvolta è molto meglio non mettere niente, prendere, portare sotto la barella, mettere sotto la barella il cucchiaio, mettere il ferito esattamente come sono, fissarlo con i lacci e caricarlo. Lo carichiamo così. Si carica sempre almeno in due persone, se non in tre, di cui uno gestisce solo la testa. Sì, uno il centro, l'altro la gamba. Sì, però se avessi la cucchiaio metti due laterali così, ecco. In questo caso, no? Perché il centro, se tu hai un ferito di frattura del femore, il centro gli alzi, fai così, la gamba gliela sballi. E poi, è frattura solo di femore o può avere anche il bacino rotto? Ecco. Come fai a saperlo? Questo nessuno può saperlo. Allora in questo caso, però il cucchiaio è quello che entra dalle due cucchiaio parti. Da tutte e due le parti, così porti il paziente se ha la frattura da questa parte, chiaramente carichi prima questa parte, infili il cucchiaio, carichi a questo di là, punto uno tiene in trazione la gamba, gli altri alzano, uno controlla la testa, quello che controlla la testa controlla la testa, carica. A questo punto tu sei
è chiaro che se c'è la presenza di un medico, un infermiere professionale, a quel punto uno può cominciare a mettergli una flavor, a prendergli una via e cose del genere. Se no, se non hai tutto questo, l'unica cosa che puoi fare è mettergli l'ossigeno, se hai l'ossigeno. Perché a quel punto adesso io procurerò anche poi i saturimetri. No, la cosa più importante non è avere la pressione, ma avere il saturimetro. Il saturimetro è una macchinetta che funziona. La metti sul dito e vedi cosa c'ha. Se la saturazione è sotto i 90, vuol dire che va in ipossia. Se è sotto gli 80, corri. A 70 salute, okay. Saluti e baci. Lo alzi? No? Lo alzi in piano, devi alzare in piano. Uno alla centrale. Ok, lo alzi in piano. Allora, no, avrei necessità di sapere che cosa sta succedendo là. Di testa, uno sale. Tauro 1. Abbiamo appena caricato il ferito, è tutto pronto, adesso il ferito parte sull'autoambulanza e noi ripartiamo il pattugliamento. Pegaso 1 da base, passo. Pegaso 1 in ascolto. La pattuglia riferisce che hanno appena caricato il ferito e appena sono in partenza riprendono il pattugliamento. Passo. Sì, allora dalla Pegaso 1, di che cosa si trattava? Un ferito grave? Automedica a Pegaso 1. Presenta una ferita sanguinante, presenta una frattura e è in stato di incoscienza. Occorre allertare subito il 118 per poter poi trasferire il ferito ad un centro di d'urgenza. La ringrazio, dottore. Pegaso 1 alla Centauro 1. Avanti. Sì, Pegaso. Sì, allora poi l'equipaggio sanitario ha ripreso? Sì, ha ripreso, è andato. Allora, e poi adesso dovete riprendere, però ci sono dei problemi perché avrete dei ritardi sulla tabella di marcia. Quindi abbiamo necessità di sapere, e fatelo sapere alla centrale che riferirà poi a me, quando arrivate a destinazione, perché a questo punto ci sono dei ritardi e dobbiamo sapere se, come poter sopperire a questa cosa. Ok, va bene. Ripartiamo adesso, poi facciamo sapere. Grazie, buon lavoro ragazzi. Plastica. Manga se t'ammazza, ma fermo. Fuba. Hai capito? Hai messo l'incrocio là. Abbiamo perso il ferro. Abbiamo bisogno del maniscalco, abbiamo perso un ferro. Ok, provvedo subito. Avanti il maniscalco, siamo qui fermi, abbiamo perso un ferro. Avanti centrale. C'è su un sentiero la pattuglia col codice Centauro 1, hanno perso un ferro. Ok, l'ha contattato subito Centauro 1. Centauro 1 qui, maniscalco, passo. Abbiamo perso Centauro. Un ferro davanti, sinistro. Ok, due minuti, arrivo lì. Problemi con i cavalli non ce n'è assolutamente, i cavalli stanno bene, dobbiamo metterla. Ah sì? Sì, se c'è di ieri. Centauro 1, il maniscalco ha già finito, partiamo, penso l'arrivo fra 5 minuti. Okay, partiamo. Yeah, dobbiamo fare di là verso il, no, dobbiamo fare il giro, la croce e poi fai sul labirinto e poi fai il la croce da qua, dopo il polso, i cavalli sullo stacco, guarda avanti, mandalo avanti sullo stacco, dentro nel corridoio, dai, dentro di qua uscire.
Va bene, Stefano. Centauro 2. DB centrale 2, passa. Noi siamo arrivati sul posto, stiamo parlando col sindaco di Lanzo. Perfetto, affermativo, adesso avviso Pegaso 1. Ok, ricevuto. Abbiamo parlato col sindaco e adesso ripartiamo per il rientro. Mativo, quanto pensate di impiegarci? Ci sono state problematiche? Fatemi una specie di rapporto, passo. Guarda, problemi ce ne sono stati perché abbiamo perso anche un ferro, abbiamo trovato il ferito, però tutto bene, il resto, i cavalli stanno bene, i cavalieri. Adesso rientriamo. Il sentiero in che condizioni è? Ma il sentiero buono, sì, qualche tronco, però bene, bene. Attivo, passo. Plastica, gomme, corridoio, crocetta, Shanghai al contrario e poi gli altri per uscire. Quindi plastica, gomme. Adesso segnaliamo lo stato di parete. Segnala la centrale. Centrale, la centrale com'era? Avanti, ma non ho comprato il luminativo, basta. Centrale, la centrale 2. E centrale. Siamo in base, durante il percorso abbiamo trovato due ostacoli, c'è stata una frenatura e dei tronchi abbastanza alti nella strada. Riuscite a passare, si riesce a passare, quali sono le problematiche? I cavalli hanno difficoltà, sono passati, ma bisogna mandare una squadra per liberare la strada. Pegaso 1, in ascolto. Rientrata, ma riferisce che nell'ultimo tratto dei tronchi abbastanza alti ostruiscono la strada, i cavalli sono passati a fatica, però bisogna andare su una squadra per liberare il percorso. Passo. Ricevuto, guarda, sono qua vicino alla pattuglia, adesso vado da loro. È andata, ragazzi? È andata bene nel senso che abbiamo risolto il problema.
abbiamo trovato la persona che ci ha disperso, adesso è in ospedale e i dottori decideranno per il piatto meglio che noi. Ma che era grave? Gravissimo, gravissimo. Poi abbiamo sfortuna, perso un ferro, no, ma c'è una sfortuna, c'è sempre, problema. Sempre dietro l'angolo. Abbiamo rivelato una frana lì alle rocce, con difficoltà si passa, però è meglio intervenire. Ma secondo voi si riesce a passare con il suo mezzo? No, no. Non è già difficoltà col cavallo, devono intervenire a livello volontario. Okay. Devono intervenire i volontari. Due volontari a mandare su a vedere se, se... Ok, ci penso io. Sono dei tronchi per la strada che ostacolo il passaggio. Okay. Liberare un po', ma, ma è una cosa che grossi, si può fare a mano? Ma si può fare a mano? Motosega, cosa motosega. Motosega. Una motosega ci vuole. E delle gente che smaltisce il sassi che c'è sulla sì, okay, allora, senti, squadra, vedi di sentire, vedi una squadra, di trovare una motosega e mandarli su immediatamente, perché se oggi dobbiamo andare là, okay, e se no non ci riusciamo a passare. Okay. Va bene, grazie mille. Mettete via i cavalli, mettete via i cavalli, fateli riposare. Già il coordinatore Pegaso 1 che la squadra è stata mandata sul luogo per la rimozione dei tronchi e per liberarli da liberare il sentiero dalla frana che è venuta giù, ok? Io la squadra l'ho già mandata, credo che nel giro di 3-4 minuti possa arrivare su e liberare il tutto. Adesso i tempi poi operativi non li so, io non ho visto, quindi dovranno valutare loro, ok? Passo e chiudo. Devo uscire io per vedere il secondo. Buongiorno. È andato tutto bene? Sì, sì, abbastanza. La frana è stata rimossa, quindi il passaggio è leggermente stretto, però si riesce a passare con i cavalli. Bene, bene, ottimo. Quindi nessun ostacolo da mandare su gente? No, è solo leggermente stretto il passaggio, però con i cavalli si passa tranquillamente. Ho capito. Oggi pomeriggio avete la possibilità di portare su la merce? Sì, ci stiamo già preparando. Ecco, perfetto. Bene, bene. Centauro 2 base. Avanti Centauro 2, passa.
Stiamo partendo, siamo in box e siamo diretti alla sede. Attivo. Vado dietro. Ok ragazzi, com'è andata questo giro? Sì. La prenotazione, i sentieri? Bene, i sentieri sono liberi. Abbiamo trovato appunto un po' dove c'erano dei tronchi che però sono stati sistemati e l'accesso è agibile. È agibile. Ok, con difficoltà o? No, non proprio. Non è stretto? Il cavallo col basto ci passa secondo te? Devi fare attenzione, bisogna fare attenzione, però ci passa. Ok, senti, feriti avete trovato qualcuno? Avete... nessuno. Nessuno sul... Non ho trovato nulla di... Quindi dispersi sono ancora, devo segnalare che sono ancora 80 e quindi, vabbè, pazienza. Altre problematiche avete riscontrato? No. Di nessun genere. I cavalli sono stati bravi? Bravissimi. Perfetto. Ok. Niente, adesso ci prepareremo per portare su i viveri e gli approvvigionamenti per i prossimi giorni. Grazie. Okay.